tutti, bentornati. Happy Hour Sportivo, questa sera 18esima diretta, 18esima intervista. Dopo la grande intervista di ieri sera con Gianmario Bonzi, questa sera torniamo nel panorama degli atleti e andiamo a intervistare, come avete visto, Caroline Pickler. Saluto Marci che vedo collegato, saluto Giorgia che vedo collegata e attendiamo appunto che arrivi Caroline. Come dicevo, 18esima intervista stasera, il programma è ancora abbastanza lungo e quindi ci divertiremo ancora. Aggiungo subito Caroline che l'ho vista, eccola qui. Sa. Eccola qui, ciao Ciao, Caroline, ciao a tutti. benvenuta. Ecco, vedere se si vede. Sì. Sì, alla grande, benvenuta. Grazie, Grazie mille, dell'invito. grazie a te di averci ascoltato ed essere qui con noi stasera. Beh, come no, anche se ho un sacco di cose da fare in questo periodo. Ho immaginato infatti che l'agenda, ti ho scritto con anticipo perché ho detto l'agenda Beh, sì. tenersi a piena diventa difficile. C'è Marci Tavola che ti saluta, ho letto tra i Ah, ciao commenti che Marci. abbiamo intervistato come primo ospite. Eh sì, infatti lì avevo già seguito il suo live. Fantastico. Senti, ho visto un po' di tue colleghe che si stanno dando alla cucina, preparano piatti, ricette, eccetera. Tu stai seguendo questa linea o? Sì, anch'io mi sto dando un po' alla cucina, soprattutto al pane. Sto facendo il pane in casa quasi tutti i giorni, perché oramai mi piace di più quello che quello comprato, quindi no, però anche un po' di dolce ogni tanto, però non esagero. Cosa ti viene particolarmente bene? Mi viene molto bene la torta allo yogurt, poi mi vengono bene i piatti un po' asiatici, i bok. Ah, quindi sperimenti Sì. anche, vai fuori da quello che è la tua Eh sì. cucina, diciamo, E terrena. poi chiaramente i canederli, le robe altoatesine un po'. Sui canederli intervisteremo Manuela Sì, Mölg. assolutamente. Martedì, perché Manfred ci ha detto che lui è un Ecco. cultore dei canederli della sorella e quindi andremo nello specifico Sì, di fate questo bene. piatto. Ascolta, Caroline, entrando un po' nel merito ovviamente della tua carriera sciistica, facci un po' un resoconto, un po' un percorso delle tue tappe da quando eri in categoria magari children, gli sci club in cui hai sciato, poi le tappe comitato, eccetera, che ti hanno portato poi alla Sì, squadra. allora io ho sempre sciato a casa a Monte San Pietro, c'era uno sci club piccolo che adesso ha fatto uno sci club un po' più grande insieme ai paesi qua vicini, Nuovo Ponente e Aldino. E, poi fino alla categoria allievi alla fine ho sciato per il sci club Monte San Pietro. Poi mi sono trasferita a Malles, sono andata a frequentare la scuola sportiva di Malles, sono entrata poi in comitato dopo il primo anno FIS, sono entrata poi subito in squadra dopo il secondo anno, in squadra C, ho fatto un anno in C, sono entrata anche nelle Fiamme Oro, dopo un anno in C sono entrata subito in B. Diciamo che l'inizio della mia carriera era molto, tra virgolette, facile, mi è venuto tutto facile, sono andata molto bene già da piccola. Subito il primo anno in Coppa Europa o il secondo, forse ho già fatto i primi podi. Poco dopo anche le prime partenze in Coppa del Mondo, poi Mondiali Junior, ho fatto una medaglia ai Mondiali Junior, Argento, giusto? argento, sì. E l'anno dopo ho fatto il posto fisso già in Coppa Europa, dove però mi sono anche fatta male la prima volta già quella stagione lì. E dopo ho dovuto passare degli anni un po' più difficili. Ho fatto 3 anni praticamente completamente fuori, perché ho fatto 4 infortuni gravi di fila, tra virgolette, e che mi hanno, diciamo, compromesso un po' quel salto di qualità che era quasi logico che facessi dopo il percorso che ho fatto prima.
Però alla fine non ho mollato e sono rientrata poi la stagione scorsa e sono subito riuscita a fare il mio miglior risultato in Coppa del Mondo. Invece quest'anno ho faticato molto, sembrava tutto facile dopo il rientro, dopo 3 anni fuori, sembrava veramente tutto in discesa, poi invece quest'anno proprio era difficile il tutto. Chiarissimo, ascoltami, sei stata, diciamo, decisamente sfortunata dal punto di vista degli infortuni, anche magari nei momenti in cui sono capitati. Sentivo un po' di anni fa un'intervista di Nina Loeset che parlava, del suo infortunio, penso, crociato, adesso non ricordo bene, e diceva che alla fine dei conti è riuscita a sfruttare molto bene anche l'opportunità che le ha dato l'infortunio. Mi spiego, lei faceva questo esempio che mi è piaciuto molto. Si è paragonata ad una torta e mi diceva: mi sentivo una torta di cui non conoscevo gli ingredienti di cui ero fatta. Essendomi invece infortunato, ho avuto l'opportunità di conoscere ogni singolo ingrediente e quindi alla fine di poter migliorare ciascuno per diventare più forte. È una cosa che magari anche tu hai provato oppure l'hai vissuta in un altro modo? No, allora, sono completamente d'accordo. Sicuramente tu, durante l'infortunio, inizi a conoscerti anche da un punto di vista, psicologico, forse, ma soprattutto il tuo corpo, inizi ad ascoltare i segnali che ti dà, perché sei obbligato a farlo. Prima, finché tutto funziona bene, fai quello che vuoi. E alla fine tu inizi a conoscerti, inizi ad ascoltarti, che è molto importante per un atleta, e quindi ci sono un sacco di cose positive. Bisogna vederli anche da questo punto di vista. Chiaramente, dipende tanto anche da come le vedi te, perché c'è qualcuno che si fa male e vede solo le cose negative, non ne esci più perché ce ne sono un sacco di cose negative, però ce ne sono altre tante positive. Che cosa ti aiuta a trasformare il momento negativo, immagino poi iniziale, in una spinta positiva? Ma per me era sempre la cosa più importante era accettarlo all'inizio. Ci vuole ogni tanto, magari ci vuole un giorno, ogni tanto ci vogliono 2 mesi. Però la cosa importante è accettare la situazione in cui ti trovi e poi riesci a reagire. Solo una volta che hai accettato di essere ferma, riesci poi anche ad apprezzare i passi che fai. Per me era importante sempre apprezzare proprio cioè anche se il miglioramento era minimo, però bisognava accontentarsi ogni tanto anche di quello. All'inizio, quando molli le stampelle, è un gran successo. Magari puoi anche vederlo dall'altro punto di vista e dire: cavolo, non riesco malapena a camminare. Sono ancora qui, insomma. Sì, esatto. E quindi per me era sempre importante vedere i minimi progressi, perché ce ne sono tanti. Durante gli infortuni praticamente tutti i giorni hai qualcosa di positivo, qualcosa che va meglio. E se dovessi invece dirci le figure che sono fondamentali in questo percorso, dopo basta parlare dell'infortunio, Sì, secondo sì. me, però ecco, parliamo d'altro. Vabbè, adesso pensandoci, la figura più importante sei te stessa, perché alla fine durante un infortunio sei sola, però hai bisogno di tanto supporto. Io ho avuto la fortuna di avere accanto veramente tante persone che mi hanno dato una mano anche al di fuori dell'ambiente normale dello sci. E quindi sì, è importante il dottore, assolutamente, perché fa il lavoro lui. I fisioterapisti che ti accompagnano per mesi, che lavorano con te tutti i giorni, come anche i preparatori che devono essere sempre in contatto con i fisioterapisti. E quindi, secondo me, più che altro è importante che il team che hai intorno lavori bene, cioè che lavorino insieme, e così si riesce anche a fare dei progressi subito. Cambiando invece completamente argomento, se dovessi
definirci un po' quella che è la tua disciplina preferita e soprattutto se solo una, secondo te è solo una questione di risultati oppure no? Cioè, io non so, guardi i tuoi punti fissi e dico gigante. Sì. È così oppure è un feeling diverso, magari anche con altre cose, non so, la velocità, ecco. No, allora, io a dire la verità, una disciplina preferita non ce l'ho. È ovvio che ti piace la disciplina in cui vai più forte, perché se fai dei risultati è anche bello poi. però io ho sempre fatto tutte le discipline, adesso, tranne gli ultimi anni. Ho sempre gareggiato in tutto. Entrando in squadra sono andata anche bene in slalom, che poi ho abbandonato un po'. Invece la velocità e il gigante, sono sempre andata avanti a pari passo. E la disciplina preferita, ma a me diverte un sacco il Super G, perché lo trovo una disciplina molto completa, perché è velocità ma è anche tecnica. Non hai Nelle discese mi disturba un po' il fatto della prova, che si può provare la pista. In gigante hai sempre due manche, quindi non deve essere, chiaramente cerchi la perfezione in entrambe le manche, però il Super G, Super G è la disciplina più completa, secondo me. È bello. Ho fatto la stessa domanda a Francesca Fanti 2 giorni fa. Vince chi sbaglia meno, chi fa la gara perfetta, secondo te? Né uno né l'altro. Vince chi, perché spesso, almeno io, quando sbaglio vuol dire che sono veloce. Poi chiaramente se fai degli errori grossi, non vinci, però la gara perfetta poi secondo me non esiste, perché, cioè almeno per me non esiste. Quindi vince chi va più veloce, chi trova il giusto equilibrio tra rischiare, andare veloce e sbagliare anche un po', però mollarli. Perfetto, ascolta, è tanti anni che tu sci con Ed, giusto? Sì, in realtà neanche tantissimi, cioè io ho sempre sciato su Fisher da piccola fino anche al 2014. I primi podi in Coppa Europa così li ho fatti con Fisher, medaglia ai mondiali con Fisher. Invece poi ho cambiato e diciamo il posto, già dal posto fisso ho sciato su Head, i primi punti in Coppa del Mondo con Head. Beh, però Adesso sì. sei anni non sono pochi, quindi descrivici un po' Sì. il rapporto che hai con Ed, anche a livello proprio di scelta di materiali, di test, che abitudini hai. Sì, allora io con Head mi sono sempre trovata bene fin dall'inizio, fin dal primo momento che li ho usati. Sicuramente è un bel rapporto, il rapporto va anche oltre allo sci. In Head siamo un po' come una famiglia. Siamo un bel team affiatato e anche dalla ditta si sente sempre il supporto. Anche nelle stagioni magari in cui non va bene, io ho sempre sentito veramente il massimo supporto e sono contenta di farne parte di questa famiglia. Invece, i 5 minuti prima della tua partenza in una gara, da cosa sono caratterizzati? I 5 minuti prima, vabbè, io sono una che mette gli sci abbastanza presto, metto gli sci almeno 5 persone prima di me, quindi saranno 5 minuti. Sì, poi ripasso ancora una volta il tracciato, alla fine aspetti un po' finché è il tuo turno, però chiaramente ti concentri sulle cose che hai da fare. Magari se c'è qualcosa di particolare in pista te lo dice ancora l'allenatore. E per il resto cerco sempre di godermela. Hai bisogno di tanto tempo per concentrarti, o meglio, di stare tanto tempo concentrata, oppure magari pensi sempre ad altro e poi gli ultimi 30 secondi chiudi, abbassi la maschera? Allora, io ho bisogno di tanto tempo in partenza per scaldarmi. Arrivo molto presto perché ho un sacco di esercizi che faccio da sempre e quindi per me la concentrazione parte già lì, che è un po' una routine che faccio anche in allenamento, tutti i giorni in allenamento, quindi non è una cosa nuova quando la faccio in gara. E quindi la concentrazione parte da lì, ma non è, diciamo, il focus da gara vera. Quello secondo me parte quando entri in casetta e spegni tutto quello che c'è di fianco a te.
Perfetto. E negli istanti prima di partire, di che cosa, quali sono le parole di cui hai bisogno, se ne hai bisogno? Magari invece sei Sì, tranquilla. allora, prima di partire, però magari anche non proprio un minuto prima della partenza, voglio sempre sapere le info della pista. E in realtà poi non se ne parla più tanto. C'è lo ski man che ti mette gli sci, che probabilmente è la persona che ti conosce di più perché ci lavori tutti i giorni, tutto il giorno, quindi lì di solito basta anche uno sguardo e ti capisci e vai. E poi sì, chiaramente sono in partenza due o tre persone dello staff che ti caricano. Grandi urle, urla Esatto. la Vode Miller quando parti, oppure Ma sì, sono chiedi più abbastanza calma. carichi i nostri allenatori. Ecco Marci, per esempio. Immagino, poi c'ha la voce bella, bella Sì. piena. In questa stagione dove comunque il gigante femminile ha stravinto alla fine, perché con Federica che ha vinto la Coppa Specialità, ha vinto la generale. Marta comunque che ha fatto anche lei una bellissima stagione. Qual è stato il traino che queste due atlete, vincendo, essendo sempre lì davanti, ti hanno dato? Ma sicuramente è una squadra super competitiva. Quando hai persone come Fede o Marta o Sofì che vincono e stravincono, è molto bello e è importante per la squadra perché ti confronti sempre all'allenamento e vedi che non sei così lontano poi. E quindi è importante per tutta la squadra. E ti dà sicuramente un po' di sicurezza in più. E secondo te qual è l'aspetto agonistico su cui hai bisogno di fare ancora magari un gradino per raggiungere il prossimo step, il prossimo obiettivo? Ma pensando a questa stagione ce ne sono tanti, ce ne sono tanti perché è mancato tanto, però in generale direi che sì, manca per arrivare in alto devi avere tanta continuità anche perché non basta fare una gara ogni tanto, devi andare bene su tutti i tipi di neve, su tutte le piste. E quindi è quello che fa un po' la differenza tra quelle davanti e quelle, perché alla fine quelle che fanno la Coppa del Mondo siano tutte forti, cioè vanno tutte veloci, hanno tutte una curva veloce. La differenza la fa chi riesce a farne 50 di curve veloci e 9 gare di una disciplina, dico. C'è stata una persona dietro le quinte, quindi non tecnici, eccetera, che è stata realmente fondamentale nel tuo percorso agonistico, magari più di una persona. Sì, allora, vabbè, ovvio la famiglia, perché è lei che ti permette di sciare, però per me è stata fondamentale la Seraina Pazzeller, che è una delle mie migliori amiche, ma è fisioterapista anche, che ha lavorato in Italia, anche nella nazionale, ora sta lavorando con i maschi svizzeri di Coppa del Mondo, e lei è per me, soprattutto negli anni di infortunio, è stata veramente fondamentale perché mi ha guidata. Io, quando tu ti fai male la prima volta, a 19 anni, non so neanche, cioè non sai veramente da che parte sei girata perché non me ne so, cioè non ho mai chiesto a nessuno com'è, quindi lei è stata quella che per me ha sempre organizzato tutto. Diciamo, era un po' la supervisor, ha sempre controllato un po' tutto, era in contatto con tutti e quindi sicuramente anche grazie a lei che sono riuscita a tornare da non un infortunio ma quattro, è stata importantissima. E poi, senza dimenticare, per me è stato fondamentale il gruppo sportivo che negli anni difficili ha sempre continuato a crederci, a supportarmi in ogni modo, non mi ha mai dato pressione e quindi è stato veramente fondamentale per me il gruppo sportivo delle Fiamme Oro perché non è una cosa scontata, che alla fine è quello che ci permette di vivere il nostro sogno.
C'è stata un'atleta a cui ti sei magari ispirata fin da piccola, non so, per esempio, una di cui avevi il poster in camera, per fare un esempio. Io avevo il poster in camera di Bode Miller, sempre. Boh, mi è sempre piaciuto e Non mi si, sono sempre un penso po' tu non sia rivista in lui. l'unica. E, sì, infatti, era di tutti probabilmente. E niente, poi andando avanti mi sono sempre un po' ispirata, non ispirata, però mi è sempre piaciuta Tina Weirater, che adesso ha smesso, probabilmente proprio per il fatto che ha vissuto una carriera un po' simile, nel senso che si è fatta male tante volte e probabilmente anche per quello mi sono sentita un po' più vicina a lei, però ce ne sono tante. Poi noi in squadra abbiamo atlete, dove possiamo veramente ispirarci tutti i giorni. Certo, cambiando invece completamente argomento, sbirciavo un po' in questi giorni il tuo profilo Instagram per cogliere Sì. magari qualcosa e ho visto che hai un seguito abbastanza notevole, perché comunque 14.000, 19, penso. 19, ecco, sì, vabbè, per farti capire quanto ho visto solo il K oltre i numeri, ho detto va bene, poi che sia 20, 100, eccetera ancora. Quindi comunque tanta gente, tanti follower, tanta gente che ti segue. Senti un minimo la responsabilità di questa cosa, magari, ma al di là di fare, al di là, scusami, nel fare semplicemente un post, ma anche nell'andare in giro, nel fare le cose normali, che poi in realtà condividi o meno, ma senti un po' la responsabilità di tutte queste persone che in qualche modo ti seguono, no? Ma sì, sicuramente se ti seguono così tante persone bisogna anche comportarsi in una maniera responsabile in queste cose, anche quando posti, quando fai, però non sento la pressione di dover fare qualcosa di speciale, perché alla fine mi seguono perché si vede che gli piace Certo. come agisco, come sono fatta. Alla fine io sul mio profilo pubblico le cose che faccio, la mia vita, che è lo sport alla fine. E quindi fa piacere se anche tanta gente segue, perché vuol dire che è interessata non solo a me, ma allo sport, a tutto il movimento dello sci. E quindi sì, fa piacere. C'è stata questo, di questo aspetto ne parlavo anche con altri atleti e anche con Gianmario Bonzi ieri. C'è stata una grande crescita dal punto di vista di voi atleti, dal punto di vista comunicativo. In queste cose avete avuto delle istruzioni oppure tu magari o è solo sono solo cose che hai fatto tu di tua mente, oppure avete la possibilità di essere magari un po' aiutati nell'aspetto della comunicazione social in questo caso? No, allora noi da un po' di anni in federazione facciamo degli workshop 2 volte all'anno che ci danno un po' di idee o anche di inviti, come potremmo gestire un po' i nostri profili, però in generale è un po' una cosa che fai abbastanza spontanea, che fai, però è diventata molto importante perché al giorno d'oggi gli sponsor richiedono tanta visibilità, soprattutto sui social. È cambiato un po' probabilmente perché anche 10 anni fa non c'era ancora questa piattaforma, quindi è un'opportunità per noi atleti perché riusciamo a far vedere anche, a dare spazio ai nostri sponsor. E alla fine è quello che richiedono. Chiarissimo, direi limpido, assolutamente. Quando vedi delle sciatrici di primissimo pelo, parliamo magari di, non so, di Shiffrin, di Brignone, di Goggia, oppure comunque tutte quelle che condividono i primi posti del ranking, cosa cerchi di rubare a loro dal punto di vista sciistico? Quindi c'è un atteggiamento, un qualcosa che magari vedi in ricognizione, in gara, nel riscaldamento, che dici, caspita, questa cosa io magari non l'ho mai presa in considerazione, ma potrebbe servirmi? Sì, alla fine da atlete così ruberesti di tutto. E c'è una cosa che ruberei a Fede Brignone invece, che è un animale da gara. Cioè, Fede veramente, cioè, può andare malissimo il giorno prima,
in allenamento, che è successo, che mi ricordo, il mio primo vero anno in squadra dopo il mio posto fisso, eravamo in Senales a preparare Sölden e non so se non arrivava. Comunque ha fatto una giornata veramente brutta di allenamento, era disperata e non ce la faccio e non vado a Sölden, non voglio andare. Cioè, spero che mi senta, non voglio andare, no, non ci vado. E cosa ha fatto? Ha vinto la sua prima gara di Coppa del Mondo 3 giorni dopo. E lei sempre, lei quando arriva al cancelletto è veramente un'altra persona. E alla fine è quello il nostro obiettivo. Molto, trasformarsi. Molto interessante questa cosa. Da questo punto di vista, e quindi dal punto di vista mentale, dell'approccio del lavoro mentale, che ormai sappiamo essere veramente importante tanto quanto quello tecnico e quello fisico, ci sono delle tecniche particolari che hai allenato per concentrarti meglio, magari per gestire l'ansia, gestire tutte le situazioni? Ma allora, io in generale non sono un'atleta che è tanto agitata o ansiosa in partenza, però penso che per tutti ci siano dei momenti in cui si ha bisogno di caricarsi, in altri si ha più bisogno di tranquillizzarsi. E lì sicuramente io ho lavorato un po' con delle tecniche anche respirative così, che possono darti una mano quando hai bisogno di calmarti un attimo e magari di spegnere anche tutto quello che c'è intorno. Io sono convinta che dal punto di vista mentale si può lavorare tantissimo, soprattutto durante gli infortuni. Io lì ho lavorato parecchio sulla visualizzazione. Ho, tra virgolette, continuato a sciare anche nei mesi di stop. E quando sono tornata sulla neve non mi sembrava di essere mai stata lontana, tutte le volte alla fine. Sicuramente negli ultimi anni adesso è anche arrivato il momento che... Cioè, prima secondo me si parlava sempre di preparazione mentale un po' come una cosa da nascondere. O anche adesso forse è un tema di cui non... Cioè, non si parla volentieri, perché nessuno dice vado dallo psicologo. Certo. Non è, cioè, è una cosa che è importante, che per alcuni può avere la stessa importanza come anche la preparazione atletica o tecnica. Per altri, invece, magari non è necessario. Cioè, ognuno deve valutarlo per sé. Te lo chiedo perché in questa quarantena io sto leggendo questo libro... tecniche, ecco, mentali. Esatto, per il potenziamento della prestazione sportiva, per capire se posso fare qualcosa anche per i miei atleti, e quindi ero curioso di questa cosa. Ti chiedo un'ultima cosa, la gara in Coppa del Mondo più difficile che tu abbia dovuto affrontare come pista, magari che non era proprio la tua pista come condizione? No, io come condizione la mia prima volta a Sölden era veramente scioccante, cioè scioccante, perché era l'anno che, anche parlando adesso con altre, era l'anno veramente dove la pista si è rovinata tantissimo, tantissimo. Abbiamo fatto la sciata in pista la mattina al buio con le porte, e era lucidissima. Poi io la prima volta a Sölden, è ripida, già a sciare in campo libero sono più brava, ero negata, andavo giù a 1000. Ho superato la Tina Mase nella sciata in pista, che è partita davanti a me, e ho detto ecco, la figura l'ho fatta. E poi invece in gara era così rovinata che io mi ricordo che ero forse 31 o 32esima e prendevo 6 secondi e qualcosa, ma mi sa che non ce la facevo neanche a fare una seconda manche. Era talmente difficile, talmente rovinata, che poi a me Sölden piace tantissimo, perché è una delle mie piste preferite. Però lì era... È stato l'unico caso in cui quando uno arriva a 31esima dice ah, vabbè, dai, forse... Cioè, ho detto... No, lì ero ancora in squadra B, non era la prima di Coppa del Mondo, ma era la prima lì a Sölden, e lì veramente ero scioccata. Ultimissima cosa, come abbiamo fatto con gli altri atleti, volevo chiederti
se ci dai due nomination di altri atleti, altri tecnici che possiamo andare magari ad intervistare nei prossimi giorni, se riusciamo a inserirli magari e contattarli. Sì. Allora, si potrebbe inserire Lisa Agerer, che è stata un'atleta di alto livello e adesso fa l'allenatrice, che forse quello sarebbe interessante perché oramai capisce entrambi i lati. O se no, uno Schimmel avete mai... Lo stiamo cercando di lavorarci. Vabbè, il mio no, perché non è proprio... Non sa farci niente col telefono. Quindi, non ha Instagram. Non sa neanche connettersi, quindi... C'era anche Patrick Thaler, che era nella stessa situazione, che ci ha consigliato... non mi viene più la parola, Christian De Ville, scusa, e ha detto però non possiamo perché non ha Instagram, quindi... Ecco, no, infatti, allora, la Lisa secondo me sì, perché potrebbe dare una cosa nuova anche, cioè i due punti di vista, e se no la seconda... Pensaci, poi me lo scrivi, non è un problema. Va bene, poi te lo scrivo. Caroline, grazie davvero, niente, è stato grandissimo piacere e un grande divertimento. Ti auguriamo il meglio per questa post-season, che è un po' strana, sì. Per poi riprendere bene l'attività. Perfetto, grazie mille. Grazie mille. Ciao. Buona serata. A presto, ciao. Ciao.